Grazie Presidente, partirò a commentare il bilancio che ci apprestiamo a votare dalle entrate, che è una voce sulla quale spesso non ci si sofferma. Naturalmente farò riferimento in particolare a ciò che compete alla Commissione di cui ho l'onore di avere la Presidenza, quindi le entrate del bilancio nel Dipartimento Sport e Politiche Giovanili. E vorrei commentare in particolare alcune voci. La prima è quella che riguarda i canoni e proventi per impianti sportivi comunali arretrati. Quindi questa è una voce e vorrei andare a commentare anche i dati dei bilanci precedenti, oltre che quelli del bilancio che approveremo. In particolare, e vorrei partire proprio dal 2017, il primo anno di consuntivo dell'attuale amministrazione, ha visto incassare il Comune quasi 3 milioni di euro per canoni arretrati per impianti sportivi comunali. Infatti, ricordo, siamo partiti da un tasso di morosità superiore al 70%. Questa cifra si è ridotta a 800.000 euro nel 2018 e poi a 500.000 nel 2019 e sta tendendo a zero. Infatti l'ultimo anno di previsione, 2022, prevediamo soltanto 200.000 euro di canoni arretrati. Cosa significa? Che finalmente l'amministrazione si è resa conto di avere in mano un patrimonio molto importante e molto semplicemente chiede a chi ne ha la gestione di pagare il canone, tra l'altro canoni agevolati che tutti noi conosciamo bene, che giustamente devono essere bassi perché i servizi offerti sono servizi importanti, fondamentali, che hanno un valore sociale importante quanto quello sportivo in senso agonistico. Però appunto vanno pagati, quindi siamo arrivati da una morosità superiore al 70% a una morosità inferiore al 15%. Viceversa, vorrei commentare anche i canoni invece per di competenza dell'anno, che invece ha un trend esattamente opposto. Un milione circa, 1.100.000 nel 2018, 1.200.000 nel 2019. Si prevedono 2 milioni di euro nel 2020. Questo perché? Fondamentalmente per tre motivi. Innanzitutto sono emersi degli impianti fantasma. Siamo partiti da un pensare di avere in gestione, di avere all'interno del patrimonio comunale tot impianti. Mano a mano nel corso di questi anni abbiamo scoperto che in realtà ce ne sono di più e quindi appunto questo significa che li abbiamo scoperti e gli abbiamo chiesto giustamente di regolarizzarli quasi sempre tramite il pagamento di indennità di occupazione e quindi il fenomeno del sommerso per quanto riguarda la gestione del patrimonio sportivo impiantistico della città ha avuto questo risultato. Secondariamente stiamo riaprendo strutture chiuse. L'anno prossimo riaprirà, credo per la prima volta in questo millennio, credo che non sia mai stata aperta la piscina di Via Taverna, che è stata oggetto di un bando, che è stato portato a termine. Si firmerà all'inizio dell'anno il contratto e quindi a partire dalla prossima stagione sportiva finalmente questo impianto riprenderà a funzionare e naturalmente il concessionario comincerà per la prima volta nella storia recente, ma diciamo appunto parliamo almeno di 20 anni di questa città, a pagare un canone di concessione. E naturalmente stiamo valorizzando tutte le strutture, il che non significa che siamo totalmente soddisfatti, penso allo Stadio Flaminio, al Palazzetto dello Sport, per i quali ancora è necessario tanto lavoro, che però stiamo portando a termine. E ci sono però strutture altrettanto importanti per le quali invece questo lavoro si è concluso, si sta concludendo e sta portando appunto questi risultati concreti, quindi non promesse,
ma un trend regolare che va avanti e anzi migliora nettamente. Quindi, ripeto, dal 2020 in poi 2 milioni di euro previsti di canone a fronte del 1.100.000 che era la norma prima dell'avvento dell'attuale amministrazione. Passiamo invece alle spese e mi vorrei soffermare in particolare in questo caso alle spese per manutenzioni varie e riparazioni. Questa è una voce il cui gettito principale riguarda i lavori di manutenzione delle palestre scolastiche, che era uno dei punti del programma dell'attuale maggioranza, che è stato pienamente rispettato. E appunto anche qui vorrei partire a commentare i dati del passato, che appunto sono dei fatti, e abbiamo cominciato appunto con una voce pari a zero in questo speciale capitolo di bilancio. Siamo arrivati ad avere 600.000 euro nel 2018 e 1.500.000 nel 2019. Nel triennio 20, 21 e 22 sono previsti 1,7 milioni di euro. Quindi in tre anni abbiamo ristrutturato 90 palestre scolastiche. E, tra l'altro, approfitto per raccontare un aneddoto molto divertente. Recentemente un concessionario di una palestra scolastica si è lamentato perché il 22 novembre sono cominciati i lavori di ristrutturazione della palestra, che naturalmente non avvengono per magia nel corso di una notte, quindi bisogna togliere l'attuale pavimentazione, scavare, stendere, posare i nuovi materiali, aspettare che si asciughino. Quindi la protesta è stata: ma come, per io adesso dove faccio sport? Non eravamo abituati a dover far fronte a questo tipo di interruzione delle attività. Ora dal 22 novembre al 31 di dicembre come faremo? È un problemone. E quindi sì, effettivamente siamo colpevoli di aver arrecato questo problema. Ovviamente sono ironico, già in 90 casi questi problemi sono stati portati da noi e l'obiettivo è aumentare ancora. Quindi appunto in bilancio ci sono 1,7 milioni di euro e nel DUP c'è un obiettivo specifico per il Dipartimento Sport, ovvero pubblicare il bando per i lavori entro la metà del prossimo anno e concluderli tutti per almeno 10 palestre entro il 31 dicembre del 2020, il che significa che alla fine del prossimo anno saranno almeno più di 100, ma io credo molte, molte di più, ma non è importante fare oggi annunci, tanto ci sarà modo il prossimo anno per vederle queste palestre rifatte. E questo è un risultato importantissimo di cui siamo orgogliosi. Un'altra voce che è quasi insignificante in termini monetari, ma per me particolarmente importante, è invece quella che riguarda la pubblicazione di bandi di gare, sentenze ed altri avvisi pubblici, che prevedeva 0 euro fino al 2018, prevede 1.000 euro per il 2019 e 20.000 euro per il 2020. Ovviamente qui il valore non è quello monetario, non è 20.000 euro da intendersi come un investimento, come una spesa diretta, ma cosa significa questo? Che si stanno pubblicando finalmente nuovi bandi. Siamo passati da sostenere 0 euro di spese per la pubblicazione di bandi a 1.000 quest'anno, 20.000 per il prossimo anno. Quindi finalmente c'è vita nell'ufficio bandi di questo comune. Dopo aver approvato il regolamento nel 2018, adesso si sta mettendo in pratica, e concludo allora, visto che sto per terminare il mio tempo, con un riferimento agli obiettivi
del DUP, e in particolare a quello di istituire il prossimo anno, per la prima volta nella storia di questa città, lo sportello unico ai concessionari degli impianti sportivi comunali. Quindi sarà formalmente costituito questo sportello, che servirà a migliorare il dialogo tra l'amministrazione e i soggetti che hanno il compito di erogare servizi sportivi gestendo le strutture di proprietà comunale, ed è un risultato anche qui, forse dal punto di vista monetario non clamoroso, ma dal punto di vista degli effetti assolutamente sì, una rivoluzione straordinaria, che consentirà quindi a chi gestisce questi 170 impianti sportivi comunali di poterlo fare al meglio. E con questo concludo. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere.